Sono due i reati contestati ad una giovane ragazza di 21 anni, già vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, ai quali si aggiunge il pubblico sdegno per avere derubato un'anziana del paese in vista dei parenti defunti. Quest'ultima, la donna denunciata per furto e utilizzo indebito di carte di pagamento, aveva sottratto il bancomat ai primi di agosto a Isola Vicentina dall'auto lasciata nel parcheggio in via della Rimembranza, filandole dal portafoglio 1.500 euro di denaro concreto in banconote, prelevati poi da uno sportello bancomat dopo aver avuto accesso anche al codice PIN di sicurezza, evidentemente incautamente annotato a margine. Dopo essersi accorta della sparizione della tessera magnetica e un secondo momento dell'ammanco nel conto collegato, la vittima del furto si è recata alla stazione dei carabinieri della vicina Malo, dove i militari hanno aperto l'indagine necessaria per risalire all'autore dell'illecito. Passo, dopo aver verificato lo sportello bancomat da cui proveniva il prelievo non autorizzato, è stato acquisito il filmato di sorveglianza della filiale bancaria. Una sagoma femminile corrispondeva, orario e ammontare del prelievo alla mano, alla responsabile dell'atto illecito in corso. La conoscenza del territorio e soprattutto dei malviventi abituali della zona hanno permesso così di riconoscere sin dalle prime battute quella che si è rivelata la presunta artefice del furto. A questo punto i carabinieri si sono occupati di rintracciare la sospettata, una 21enne vicentina di LL iniziali, senza fissa dimora, fattore che ha complicato l'ultimo step di indagini prima di chiudere la vicenda nei giorni scorsi a 2 mesi di distanza, con il fascicolo che passa ora al Tribunale di Vicenza.